L'ospite di questa settimana, Carlo Caramelli, ex calciatore, allenatore da quest'anno nelle giovanili nerazzurri, allena la Beretti, partenza ahimè sfortunata per mille e un motivo, lo sapete tutti, anche per quanto riguarda l'aspetto dell'organico della squadra: 2-0 in casa con le, la Spal. È un'esperienza che speriamo che come dire, riesca Carlo a portare. Eh, quello che ha eh, conosciuto né, facendo per tanti anni questo mestiere a questi ragazzi giovani. Eh, che campionato è quello di quest'anno, Carlo? Il nostro campionato Beretti, un campionato abbastanza difficile, mh, con delle buone squadre quotate, mh, tra, tra le altre Bologna, Parma, e la stessa spalla una buona squadra. E, mh, Direi un girone abbastanza tosto. Ricordiamo dove... l'età. Eh... No, giochiamo in un campionato dove si gioca tra il 93 e il 94 con tre punte diciamo, del 1992 che coronano diciamo, l'età tra virgolette, più vecchia di questa, di questo, oh. di questa cosa. Per cui... Aiuta la crescita della squadra il fatto che ogni giovedì giocate contro la prima squadra perché mi sembra che Pagliari abbia questa abitudine di giocare perlomeno con una situazione mista dove ci sono anche molti ragazzini della Peretti. Sì, mh, aiuta la squadra a far crescere dal punto di vista anche della personalità, anche se finora abbiamo molte titubanze proprio per questo, ma sicuramente questo gli può giovare dal punto di vista proprio di, di crescita, perché mh, giocare col più vecchio mm -hmm. aiuta a prenderne sicuramente le, le, le migliori cose. Cosa c'è di diverso da allenare i cosiddetti grandi e eh, eh, allenare invece i ragazzini? No, per quanto riguarda la fase di organizzazione, nella parte giovanile devi essere forse più un educatore che un allenatore vero e proprio, anche se per quanto mi riguarda il giocatore all'età all all nostra è un ragazzo che... Ehm, dovrebbe essere diciamo tra virgolette quasi pronto per poter fare il salto per avvicinarsi alla prima squadra per cui ehm, mi auguro appunto che il settore giovanile del Pisa possa crescere eh, come mi è stato detto inizialmente che possa chiaramente avere uno sviluppo importante cosa che da quanto mi dicono non ho avuto in precedenza certo. Hai visto qualche volta torniamo a parlare del Pisa dei Pagliari la, la prima squadra l'hai vista da, allo stadio? Sì, Sì sì l'ho vista nella partita casalinga vinta 3-0 con l'Avellino e... è sembrata direi una... eh, che impressione perché, eh, tutti all'inizio davano il Pisa come una squadra come dire, che dovesse in qualche maniera far fatica e comunque mantenere come obiettivo massimo la categoria proprio perché c'era il dubbio di molti giovani che sono arrivati e lì è sempre una scommessa alcune mi sembrano scommesse non dico quasi vinte ma insomma ci sono dei tratti interessanti oppure no Carlo? Mi sembra proprio di sì perché ragazzi che direi che è una squadra di giovani arricchita da qualche vecchio questa qui, per cui ehm, credo appunto che la, la parte principale di questi, di questi ragazzi che sono venuti come li chiama ragazzotti il Miste sono proprio l'intraprendenza, la voglia di fare e questo lo dimostrano durante... Tutti gli allenamenti non li ho seguiti, ma parlando anche con il mister mi ha appunto detto che è eh, una squadra che ha sempre voglia e lo dimostra proprio il fatto: sia l'approccio la, la, domenicale, ma anche negli allenamenti che ho visto con il quale sono riuscito a, a vedere appunto durante il giovedì. Mi sembra una squadra che ha sempre voglia, non molla mai, fa sempre in modo di essere nella condizione di mettersi in luce. Per cui il giovane chiaramente cresce e ha la maniera di poter valutare e crescere, appunto, come come ho detto prima, ecco.